Seconda edizione di Cortili in Musica, Cortili Nuovi, il primo è Al Mezza Barba. Sì, Cortili Musica è una delle secondo me più belle idee di promozione culturale che abbiamo avuto, alle quali abbiamo avuto il piacere di collaborare nella scorsa stagione, eh, perché unisce la qualità musicale che i solisti Pavia sanno garantire e alla bellezza dei luoghi più caratteristici della nostra città, di palazzi molto belli e molto importanti. Eh, Quest'anno ci sono delle nuove sedi per questa. Per questa Manifestazione che rimane invariata nell'apertura e nella chiusura, ma che approda, e questo io lo dico con grande felicità anche qui a Palazzo Mezzabarba, cioè il primo dei nuovi cortili eh, in musica sarà proprio la sede dell'amministrazione comunale. Eh, per noi il Palazzo Mezzabarba è un luogo di lavoro, evidentemente, però è anche un luogo magnifico che eh, è penso una bella occasione di visita, infatti l'altra cosa molto positiva secondo me è che a ogni concerto è abbinata una visita al luogo. E quindi davvero siamo felici che eh, questo luogo sia, oltre che per le sue caratteristiche funzionali attuali, cioè di sede della pubblica amministrazione, sia anche vissuto il più possibile dai cittadini. Quindi oltre alla, alla qualità artistica dell'appuntamento, che tra l'altro vede in un episodio anche la collaborazione dei cittadini, e quindi questo è un'altra volta un motivo di soddisfazione, c'è anche questo secondo me valore civico di portare un grande momento di cultura nella casa di tutti i cittadini pavesi e in tutti questi altri bellissimi luoghi. Quindi un ringraziamento di nuovo alla Fondazione Solisti Pavia, alla Fondazione Banca del Monte, al Presidente Andrea Stolfi e questa è una bella collaborazione che... Che siamo felici di portare avanti, aspettiamo il maestro Dindo e i suoi fantastici musicisti qui, allora e non solo. Presidente, eh, la musica dei solisti ci accompagna di nuovo alla scoperta della città. Sì, certamente, anche perché eh, Pavia è una città ancora. In, per, non solo da scoprire forse è scoperta però da valorizzare da ammirare maggiormente l'ho anche scritto nella presentazione che molte volte si entrano, si guardano degli spazi si sentono certi costili ma non ci si sofferma il sedersi, sentire un, buon, un bel brano di musica classica in un contesto che ti consente anche di alzare gli occhi e di ammirare dove si è tutto questo penso possa valorizzare molto la nostra città ed essere ulteriore motivo di curiosità.